Buondì, in questo video andremo ad analizzare i due players che sono stati sviluppati all'interno di Super Collider. Potremmo definirli dei campionatori e sono degli strumenti in grado di riprodurre, miscelare ed eventualmente processare dei file audio. Sono stati selezionati due brani in base alle disponibilità della libreria, All is Full of Love di Björk e What is My Mind dei Pixies, relativamente stereofonico e monofonico. Entrambi i file sono comunque stati ridotti a monofonia per facilitare la presentazione. L'idea alla base di questo progetto è quella di ricreare l'ambiente di lavoro di un disc jockey, proprio ridotto ai minimi termini, e vorrei specificare che questo video non vuole essere di stampo compositivo o artistico, ma vuole piuttosto entrare nel dettaglio tecnico-teorico del progetto realizzato. Entrando nel dettaglio si può notare che entrambi i players presentano la stessa interfaccia grafica, che è ridotta ai minimi termini senza particolari fronzoli, e si può suddividere in quattro principali sezioni. Abbiamo la prima sezione, che è caratterizzata da un fader relativo all'ampiezza e un knob per la gestione del panning. Abbiamo poi una seconda sezione che si occupa della riproduzione di uno o l'altro file audio, una terza sezione che si occupa della gestione della velocità di riproduzione dei file audio e una quarta e ultima sezione che è sempre legata alla frequenza di riproduzione dei file, ma sotto un profilo maggiormente musicale. Poi approfondiremo. Dunque, la prima sezione abbiamo già visto che si occupa dell'ampiezza del segnale riprodotto, andando da un minimo di 0 a un massimo di 1. Il knob del pan si occupa del panorama stereofonico, parlo di stereofonia anche se in realtà è una monofonia, andando da sinistra verso destra, oppure riportando in centro il segnale riproducendolo in maniera esattamente uguale su entrambi i canali. La seconda sezione si occupa di riprodurre uno o l'altro file. Adesso Björk è già in riproduzione. Si può riprodurre andando a premere questo secondo button Where is my mind the Pixies. Oppure, secondo principi indeterministici, è stato settato questo terzo button che a discrezione della macchina va a riprodurre ad ogni esecuzione uno o l'altro file. Dunque, la terza sezione si occupa della velocità di riproduzione del file audio, che può essere gestito in maniera deterministica attraverso questo fader, andando da un minimo di meno 2 a un massimo di più 2, dove 1 è la velocità di riproduzione standard, quindi da 1 a più 2 verrà velocizzato, da meno 1 a meno 2 verrà rallentato e a un certo punto andrà in reverse. Quindi meno 2 andrà in reverse velocizzato per rallentare gradualmente fino ad arrivare a 1, da 1 a 2 viene velocizzato. È anche possibile settare in maniera indeterministica la velocità di riproduzione agendo su questi tre button, dove abbiamo il primo button che velocizza velocizza la riproduzione del file, questo secondo button invece la rallenta e questo terzo button ha un grande range di azione e va sia in positivo che in negativo. Quest'ultima sezione invece ha sempre la funzione di agire sulla velocità di riproduzione dei file audio, ma parlavo di un punto di vista musicale perché teoricamente, andando a modificare la velocità di riproduzione di un file, viene modificata anche la sua altezza. Quindi velocizzando un preciso file si va ad aumentare il suo pitch, mentre rallentandolo si va a abbassare il relativo pitch. Perciò, settando un preciso valore di velocizzazione o rallentamento della frequenza di riproduzione audio, è possibile andare a ridurre di un'ottava il file audio stesso, quindi riducendo la velocità di riproduzione si può scendere di esattamente 12 semitoni, quindi un'ottava, per ottenere questo risultato.
presente un terzo button che porta la velocità di riproduzione al suo valore di default, oppure sempre agendo sul parametro della velocità della variazione della frequenza di lettura è possibile alzare di un'ottava il file audio. È possibile poi, agendo su questo fader, modificare la velocità di riproduzione creando una sorta di effetto scratching. È stato inserito un panic button con la funzione di reset che riporta tutti i valori ai parametri di default. Abbiamo analizzato tutte le funzionalità di un player, poi i player sono due, quindi le stesse cose si possono fare per due brani. Ad esempio potremmo riprodurre Björk con il primo player e i Pixies con il secondo, andando così a miscelarli, creando un bel tappeto sonoro con All Is Full of Love, riducendo la velocità di riproduzione e andando ad agire a modulare in ampiezza la What Is My Mind dei Pixies per ottenere un risultato un po' caratteristico. Insomma, poi il risultato artistico spetta all'esecutore. Mi spiace essermi dilungato, però ho proposto in maniera esaustiva il progetto svolto. Grazie molte per aver seguito. Buona giornata nuovamente.